immenso piacere. Il 25 aprile siamo stati a deporre la corona da loro al nostro monumento ed eravamo pochissimi per questa maledetta pandemia che ci ha costretto all'isolamento. Oggi siamo qui e saluto tutti voi. Saluto le forze dell'ordine, le associazioni combattentistiche, le associazioni di volontariato che in questi giorni, in questi mesi hanno svolto un lavoro straordinario, andando a casa delle persone per sorreggerle, per aiutarle, facendo veramente sentire la vicinanza di tutti noi a chi ha sofferto. E volevo rinnovare le condoglianze, la vicinanza dell'amministrazione comunale alle 8 famiglie che hanno perso un loro caro durante questa pandemia. Abbiamo sofferto, stiamo soffrendo una battaglia che ancora vinciamo definitivamente. Ma oggi questo 2 di giugno ha un sapore particolare, un sapore che ci ricorda un periodo straordinariamente difficile, ma da cui l'Italia seppe uscire. È una ricorrenza tra le più importanti del nostro paese. Proprio in questo giorno, il 2 giugno del 1946, gli italiani furono chiamati a votare tramite un referendum quale ordinamento politico dovesse adottare l'Italia, la monarchia o la repubblica. Vinsero i repubblicani con uno scarto di 2 milioni di voti dai monarchici. Quindi è una data storica questa, anche perché fu la prima volta, ricordiamolo, forse spesso lo dimentichiamo, che gli italiani si poterono esprimere tramite il suffragio universale. Alle urne furono ammessi tutti gli uomini e le donne che avevano raggiunto 21 anni e da lì partì la nuova Costituzione della Repubblica Italiana che entrò in vigore, ricordiamolo, il 1 gennaio 48. Posso? La cerimonia è terminata. Grazie.